Inaugurazione in pompa magna del nuovo Museo dell'Automobile di Torino. Taglio del nastro virtuale da parte del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Quello di questa mattina è uno degli appuntamenti clou della seconda giornata del Capo dello Stato a Torino. Il Presidente ha effettuato un giro abbastanza veloce del Museo dell'Automobile. All'uscita, nonostante le difficoltà, siamo però riusciti ad averlo al nostro microfono. Sentite cosa ci ha detto. Il museo è un monumento alla capacità produttiva e creativa del nostro paese nel corso di decenni e io sono convinto che possiamo restare all'altezza di questa tradizione. Grazie a tutti e grazie in modo particolare alla Fiat e anche alla nuova integrazione della Fiat nel mercato mondiale. A fianco al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, c'era anche l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne. Hanno fatto insieme il giro all'uscita, l'abbiamo fermato, ha parlato sia del museo ma soprattutto della situazione attuale che si sta vivendo in Giappone e in Libia. Sentiamo. È l'esempio di cosa bisogna conservare in Italia, bisogna fare in una maniera molto precisa, con un impegno che è mirato verso il futuro, che riconosce l'importanza del passato ma che ha il coraggio di affrontare anche il nuovo. E questa è la cosa che è assolutamente importante, la FIA lo sta facendo con i fondi suoi, sta cercando di convincere anche le parti sociali a associarci a questo processo di rinnovamento dell'auto. Il futuro può essere un gran futuro se lo giochiamo bene, nonostante i problemi internazionali, questi disguidi che ci sono stati, politici, militari, eccetera, ma eventualmente le cose si assesteranno. La FIA deve essere pronta a cogliere quelle occasioni là, stiamo cercando di farlo, spero che il resto delle parti sociali ci raggiungano nello stesso percorso che stiamo facendo. Grazie. È preoccupato per quanto sta accadendo in Giappone? Mi preoccupo di tutto io, guardi, strutturalmente, sono tutte cose nuove che non sono mai successe e quindi andranno a creare un livello di instabilità per un periodo di tempo. La cosa, non credo che avranno un impatto nel medio lungo termine, ma nel corto termine possibile. Un'ultima battuta per quanto riguarda la Libia? Guardi, osserviamo come lo fanno tutti quanti gli altri, questo è un impegno che credo che va oltre sia le capacità che il fabbisogno dell'Italia, un impegno europeo, probabilmente un impegno a livello globale che bisogna risolvere, non è una risposta italiana soltanto. E il museo cosa rappresenta per Torino? Guardi, è una grandissima cosa, sono veramente contento. Ne parlavo prima, no? Fa vedere da dove è nata la Fiat, è tutta qui. No? Bisogna conservarla e portarla avanti. Grazie. Molte le personalità che erano presenti questa mattina al Museo dell'Automobile, tra loro Lapo Elkan, che abbiamo fermato, a lui abbiamo chiesto cosa ne pensa del museo. Per me è un onore essere qui, un onore aspettare il Presidente della Repubblica, un onore essere qui di fronte a questo museo che, permettetemi di dire, hanno fatto un egregio lavoro a tutta la squadra, inerentemente al refitting del museo, e poi avrete la gioia e la soddisfazione di poterlo guardare in dettaglio tutto. E secondo me ci sono tante bellissime novità da guardare, dunque mi auguro che tante persone verranno a vederlo, perché ci sono tante cose interessanti, una più dell'altra, sia dal passato che dal punto di vista del futuro. Dunque è un museo che aggrega passato e storia dell'Italia e storia dell'automobile a livello mondiale e globale, ma al contempo stesso anche tutto quello che è la visione futura di quello che è il mondo dell'automobile. Il nuovo Museo dell'Automobile è dedicato all'avvocato Giovanni Agnelli, appassionato testimone e autorevole protagonista della storia dell'automobilismo contemporaneo e non solo.